La bocciofila, la combattente, si appresta ad ospitare diversi eventi. Nei prossimi giorni si parte proprio dal Castagnolo d'Oro. Sì, il Castagnolo d'Oro, che sarà giovedì grasso, 8 febbraio, dal pomeriggio alla combattente, ed è una iniziativa ormai tradizionale organizzata insieme comune, quindi assessorato al welfare di comunità e la Proloco, e col patrocinio dell'ente carnevalesca, ma è ormai un appuntamento fisso delle varie iniziative che si svolgono durante il periodo del carnevale. Avete avuto buone iscrizioni, adesioni all'evento? Dalle ultime ore mi dicono che ci sono circa 300 iscrizioni, quindi 300 partecipanti. Ricordo che è una festa in maschera, un momento di allegria che coinvolge non solo i circoli ricreativi per anziani, perché fa parte comunque è una delle iniziative che da anni rientra nel progetto Old But Gold, che è il progetto di promozione della longevità attiva e di partecipazione sociale delle persone anziane del nostro territorio, portiamo avanti non solo come assessorato ma anche con il coordinamento della Proloco di Fano e poi dei due coordinatori indicati che sono Giorgio Falcioni e Sauro Berluti, e poi coinvolge delle persone, ragazzi e ragazze con disabilità del nostro territorio e le loro famiglie, perché è rivolta alle associazioni del nostro territorio, del comune di Fano, che si occupano di disabilità, e alle varie strutture, che possono essere centri diurni, oppure strutture residenziali, o altre strutture, comunque centri, che si occupano di persone con disabilità e che quindi si prendono cura di queste persone. È un momento di goliardia, anche perché ci sarà anche delle premiazioni con le maschere, sia per gli anziani e sia per le persone con disabilità. Quindi ecco, a me non rimane altro che invitare, chiaramente, perché davvero sarà, credo, anche quest'anno, grazie anche al contributo e alla partecipazione, al patrocinio dell'ente carnevalesca, una bella festa in maschera.